fa? Grita. È finita perché fuori. Lo sento. Oh! Ma è un cazzo intruso. Ma è un cazzo intruso. Lo sento. Oh, 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 oh. No, bentornati no. Su Super Mario Bros. Partito lo stesso. Versione Out of This World. Out of This World. E no. Versione che adesso siamo Speedrunning Lock. Speedrunning Lock è partito. L'ottavo mondo ce lo fa in un minuto. E gli altri 13 minuti. Gli altri 14 minuti ci gratteremo. Guarderemo il monitor. Ma questa è la seconda. Sta puntata. La terza. Questa puntata durerà 3 minuti. Lì c'è qualcosa. C'è una qualcosa. Ma c'è il buco. Qui se corri sei un figo. Questi non volano. Io non sono un figo. Io sono Cool Air Lock. Corri, corri. No, perché faccio un doppio. Ti fotteva. Bella che bravo stellina. Che sono. Vai, corri! Sei proprio un pene di merda. Mi sembra più facile. Comunque. Adesso sei una testa di pene, perché veramente hai la forma cappella, la tua testa. Ma a me non piace l'abbigliatura alla selfie. Ma non è su un uomo. Ma no, adesso sono non è la selfie, dai, è la cappella. Questa qua è... Quella lì è una vita grazie, non prendiamo. Qua è spettinating, non è che... Spettinating. Ma anche se fai Cool Air leccato, Locke. Non è leccato, no, adesso l'ho capita la mia pettinatura. L'ho capita. E com'è? L'ho capita. È all'indietro, la scaricata. Ma non... È all'indietro, ma non leccati. Ma te stai sbattendo? No, ma sei vuoto. Cioè, ha fatto giusto, poi... No, tanto a parte dei miei capelli. Guarda che... Come un ghiglione. Mi sembra l'1-1, è talmente facile. Ma è lungo questo, non so se avete notato. Sì, è lunging. È lunging, senza checkpoint, Odoa. Quindi puoi morire come una merda, Locke. No, una merda con la grassa. Dai, venga. Ma perché? E no, perché è stato così proprio. Darvi. Surrender. Uniamo voi ancora una volta. Unisco la mano al deck e passo il pad ad Adalbis. È vero. No, e così sarebbero. Tipo... Però non ma sono le di leccarli. No, ho bisogno di un bastel pettine, No, bene, no, perché adesso li ho anche lavati da poco. No, ma non ti viene, Rock, non ti viene. Ma cosa no, te lo giuro. Ma sai che sei... Allora, sai cosa fai? Li fai crescere quando li fai crescere un po' la fitti, torno nei capelli lunghi per farli star dietro. Per farli star dietro. Ed è uguale a prima. Ed è uguale a prima, sto coglione. Ma salta! Ti sei proprio pentito, di verità. No, no, sì, se sei pentito non vuoi ammetterlo. No, verità. Perché ha l'ego che non lo ammetterà mai. No, no, in realtà mi trovo bene anche comodamente. Comodamente, mi trovo bene comodamente. Devo solo pettinarli, quella è la cosa che non facevo prima. Ma magari provare un tubo che magari ci porta alla fine? Ma alla fine del gioco. Sai che non abbiamo fatto un bonus questo. Boh. L'ho detto io. Non magari... c'è niente. Non c'è, magari c'è una vita, ma non ci sono le vite in sto coso. Minchia, adesso te la trovo, te lo giuro, ci sto 5 minuti non e te c'è. La trovo. Dico che non c'è. Guarda, ma è impossibile. Quello è impossibile. Ma se sei grande forse c'è qualcosa forse. Ma sì, vai avanti. Salti comunque un pezzo di livello, va sì, bene sì, salti così. 3 metri. Va bene, ma 3 metri. Vuoi vedere? Ben. In questo livello lungo. Era proprio il tubo dopo. No, non era il tubo dopo un cazzo di niente. Lo stai inventando. Ma come lo riconosci? Sono tutti uguali questi tubi. Ma se sono livello a memoria. Ma sapete cosa mi è successo? Ho visto Robocop? Niente è successo. Ho visto Robocop? E hai visto che quello è una nuovo. Merda. Hai visto che è una me. Ma cosa sì, fai? L'unico destra-sinistra non sai dove dovevi tirarla. Robocop sì, nuovo è una merda. Ma cioè, l'hai già detto? Sì, ma è una cosa sì, vera. No, l'ha detto a noi e basta. Ah, è vero. Perché a me lo fondo la vita. Ma perché io ho aspettato 20 anni per vedere sto cazzo di film? Sì, è abbastanza orrido. Io l'avevo visto in aereo mentre andavo in viaggio di nozze solo per quello, se no non l'avrei visto. Tu perché ho obbligato. Ma proprio brutto anche quello. Ok, fai finta che non è Robocop. Mettilo come film d'azione, va bene? Fa cagare. Opla. Non c'è una scena d'azione che dici che figata. No, neanche. No, e poi al contrario. Cioè è umanissimo all'inizio e poi è un coglione alla fine. Ma perché, proprio ma un perché coglione, io parlo perché tu non mi puoi dire 8-1 beh, niente. Lo dico io. No, però devo non possiamo fare ancora non puoi farle. No, no, non carica. Gioco come io. Facciamo? Giocarei? Dai, giocarei. Visto che è convinto di farcela. Ma due vite fai prima. No, ma carichi. No, no, perché a parte quello, boh, brutto, sì. Ma fa cagare, boh. E comunque, poi ma dove l'hai visto? E l'ho scaricato. Ops! E poi la pirateria è reato! E poi mi sono rivisto... Sei un pirata con l'occhio nero. E poi mi sono rivisto quello vecchio. Oh. È invecchiato bene. Come film, sai che a volte vedi film bene. No, sai che vino vedi... è dannata. No, sai che a volte vedi film di fantascienza. Ma non lo vedo. Diamola a lei, diamola a lei che ce lo finisce. Carica per no, favore. Se carico andiamo a 7-1. Perché? Perché l'emulatore non l'ho salvato 8-1. No, morire 7 volte. Ma sì, vai, puoi farcela. Ma sì, ma 4 vite. Va bene, dai. Se c'è un punto in cui puoi prenderne una, se non fai cadere la pecora la verde. La pecora verde. Questo. Ecco, bravo. Bravo cazzo. Cioè, Robocop, non era qua, ce ne sono due. A parte gli schermi a tubo catodico, non è penso un film futuristico, non era malissimo. Perché tu per guardarlo sei andato a guardarlo con lo schermo a tubo catodico? No, coglione.
che nel film c'erano tipo gli schermi a tubo catodico. Ma minchia, che roba, è ovvio, tutti i film vecchi. Eh no, ma se tu vedi un film che è futuro, ambientato nel 2030. Allora, ah, no, perché in te è ambientato nel futuro, sì, è vero. Sì, è ambientato nel 2030 Robocop. È vero, ma non potevano pensarla sta cosa delle schermi. Perché no, non potevano pensare alle schermi. I Star Trek era ambientato negli anni, erano negli anni 50, avevano già pensato delle tecnologie che te le sogni ancora adesso. Sì, beh, te, allora, quando ci saranno le parti del corpo cibernetiche, anche di Ryan Mickey, anche Robocop già l'ha no, visto. No, ma lì sono inventati senza spiegarlo. Diglielo che stai spiegando. Che tutto spiega. Star Trek aveva inventato i tablet negli anni 80. C'erano già i tablet, passavano le informazioni. No, capito. Poi è uscito Apple. Guarda, è inventato il tablet. È uscito Apple. Era Star Trek che l'ha inventato. Diglielo. Apple è uscita col tablet. E poi c'era tutto. Ma fa finta? È finita perché lo sento. Oh! Ma è un cazzo intrusivo. Ma che lo sento? Ma non c'è checkpoint nell'elio. Checkpoint da! Hai due vite, non te lo finiremo mai. Guarda che fai almeno tre. Facciamo altre tre puntate su questo. Ma facile proprio. Vabbè, ma l'otto. Ma ragazzi, l'otto. L'otto è una serie a parte, uno spin-off, ricordiamo che. È vero, Super Mario Mondo 8. Mondo finale lo chiamiamo. Il 6 e l'8. Non so. Facciamo uno spin-off, così sembra una roba nuova, la gente lo guarda meglio, no? Guarda meglio. Perché come fai a guardare meglio un video? Sei più attento. Sei più attento, semplicemente. Si può guardare. State attenti durante i nostri video. Guarda che vi interroghiamo, Tipo, come è morto adesso, sempre lei? Lì. Stai morendo sempre lì in modi disumani, fatelo dire. C'ho ancora una vita. No, la gente non sta attenta, perché a volte diciamo, commentate questa cosa e nessuno dice un cazzo. Vuol dire che non stai attento. Vuol dire che metto il muto. Vuol dire che sei in muto e guardi solo le immagini, perché sono belli, no? E basta, solo perché siamo attraenti. Come quelli che comprano i giornali e guardano le figure. Infatti, adesso Locke è culé, Locke, allora tutti lo guardano solo per lui. In realtà adesso la gente ci guarda solo per lui. Immagine. Ma adesso Locke metterà il riquadro piccolo, il gioco. Riquadro grande, i capelli di Locke. Cioè, basta. Ma no, ci sarà un ritaglio così a capello a cappella che già adesso. No, adesso ucciditi, Però poi c'è qualche volontario qua dentro. C'è un volontario qua dentro che possa farci sto mondo che abbia voglia di giocare a Super Mario. Allora, se, guarda che ci penso io poi, Ci penserà. Se veramente mi impegnassi a giocare una volta, ma non ho voglia, quindi non lo faccio. Ha voglia Darvis comunque. Ho voglia di altro. Madonna, hai voglia, lei? Dai, no. Ma no, ma ho voglia, ma se mi smettete di rompere il cazzo. Ah, è colpa nostra. È sempre colpa nostra. Tu devi capire che è sempre. Ma l'abbiamo fatto almeno il primo livello in sto mondo 8. No, non abbiamo visto il secondo livello del mondo 8 dopo 10 minuti di gioco. Adesso vado più. Siamo ridiculis proprio. Oh, sta troia. Vai di pazienzing. Minchia, sei troppo pazienzing. Ah, e mai i polmoni. Ma i polmoni dopo tre puntate di Super Mario. Ma 7 minuti come fai a finire il mondo? Ma sì, lo fai durare 5 secondi in più se siamo lì. Se lo finiamo lì. E poi stacchi, è come al solito. Che Locke non concludi. Non concludo, scusami, lei, prossima volta concludo. Ma Ren non conclude, Locke non conclude neanche con se stesso. E quello è il bello. No, che cazzo dici? Sì, non conclude neanche con se stesso. Ma sei lì che dici, no, basta, quitta. Ma che cazzo fa? Ma che cazzo non vedo la merda di terra? Ma sempre, sempre ti butti per terra. Ti butti ma per terra. Ma comunque sei giocato. Risate. Ucciditi. Ucciditi, ma hai una vita! Ma non ne ho una, ho appena cominciato. Ma non è vero, sei morto, sì. Vuoi vedere che ne hai una? Buttati. Non ne ho una. Perché mi devo buttare? Perché così vedi che ne hai una. Tanto non c'è bisogno che io dici di buttarsi. È vero, al prossimo punto con la terra. Con la terra. Vedrai, guarda. Ecco, lupa nera che nessuno prende, solo ad Albis che è un coglione. Due. Dai, due no, due no. Due. Allora, in questi minuti devo finire il primo livello. Ma non c'hai fatto un cazzo, ma fine il gioco. Ma sì, il gioco ma finisce. Ma facciamo altre tre puntate, allora poi. Anche due o una, dipende, Davis. Come abbiamo, siamo riusciti a farne una di Demon Souls, poi l'abbiamo quittato. Demon Souls, Demon Soul. Allora, ma se cosa facciamo adesso di Demon Souls? Lo riprendiamo qua, se qualcuno ci va a prendere delle erbe. Qualcuno c'è. Nell'account. C'è la cosa che passa al supermercato. Nell'account, offline. Ci fai il tuo venire qua perché il salvataggio è nel locale. Lo fai nel tuo tempo libero, utente. Appunto, nel suo tempo libero e poi noi gliele sperperiamo. si offre qualcuno, così noi possiamo morire tanto in più su Demon Soul. Ma tanto Demon Soul non lo vede nessuno, basta. Ma in realtà no. Guarda qua devi morire, come al solito. Ma sono stati ma perché di non corri dritto? Metto la stella che tanto... La metto, indosso. E l'equip, Madonna. Ma che precisione nel salting. Bene, sono diventato Black Mage in Final Fantasy 14. Meno male. Bravo. Beh, sei felice, vero Ray, che sono diventato un Black Mage. Meno adesso male. A livello 30 è cambiato niente, ho messo una pietra e mi ha aumentato le stat e basta. E sono Black Mage di colpo. Non ha una meccanica di base della classe diversa. Sì, no, poi ti sblocca delle skill nuove. Quando sono a livello tipo 40, 50 mi sblocca delle nuove. Ma la base è quella, la base sei il traumaturgo e basta.
Ma fai una vita. Fai fare un giro che adesso fai giocare ad almeno al primo livello te lo voglio fare. Ma che cazzo fai? Comunque sei un Dark Mage, quindi no, Black Mage. Non vedo perché è Dark Mage, era Dark Ages e Dark Lock e Dark Knight al massimo. Però è divertente, so che c'è un Chocobo. Ma tu sai che il Chocobo lo classi inutili non le fanno più. Lo sai che il Chocobo lo puoi usare a testa carica? Non c'è carica di nuovo. Lo sai che vabbè. Lo sai che il Chocobo lo puoi usare anche in battaglia? Sì, ho visto. Lo puoi usare in battaglia e c'ha poi le stat. Ma quindi hai cappato già. Ma va. Ma poi io sto facendo un po' di... Cioè, sto facendo anche il lavorativo. È una stronzata a livellare. Vabbè, Giovanna... Cioè, io non sto livellando, ma livella lo stesso. Guarda che sto giocando da stiamo giocando 2 settimane. Dici che stai giocando da free user. Cioè, no, io tipo sono... Sì, sì. Da casual stai giocando. Free no, perché sto pagando. Più un cazzo. Vabbè, io sono... Io te lo giuro, ho giocato pochissimo, ma proprio poco. Sono 3 giorni che non loggo. E quando giocavo facevo solo le main quest, non livellavo neanche. Le main... No, ma a livellare... E diciamo, tipo, non me ne sono neanche accorto, livello 25. Puttana. No. Mori sempre lì. Ma io la prima volta che muoio lì. Sì, perché voglio andare flawless. Adesso vado flawless. Adesso speedrunning ad Albis activated. Activating. Activating. È un italiano continuous. È un italiano continuous. Sing. Mettiamoci anche lì. Running. Come lui, cazzo, che parte perché l'urlo ti potenzia lo speedrunning. Guarda lo speedrunning di Adalys. È andando lento. Guarda, ma che lento, sono velocissimo. Sono una pianta, devo aspettare. Hop, lop. Hop, lop. Guarda lì. Guarda, speedrunning. Comunque stai facendo le instance, in poche parole. Sì. No, vabbè, le instance perché sei obbligato nella quest. Ma adesso sono facili. Dimmi, poi a livello alto sono più difficili. Endgame. Pensa, una cosa che nessuno... Mai vista. In nessun caso sto speedrunnando davvero. Ho detto che dopo che finisci la storyline c'è la versione hardcore delle instance. Poi c'è anche il PvP. Secondo me un endgame qua hanno fatto fino a livello 40-50, che è il massimo. Lo fanno per tutti. È proprio easy, veramente, il gioco. È facile, devi solo fare queste. Dopo ti sblocca il vero gioco. L'endgame come in tutti. Pazzesco, mai sentito. Che si chiama endgame, a te a favore. No, dai, stiamo giocando solo per morire. Buone. Perché dobbiamo far passare 3 minuti. No, è sbagliato. No, hai sbagliato. Sì, cammina. No, non ho fatto. Allora. Non hai fatto niente, hai provato 7 vite. Dai, fai una cara il culo a Lock. Ho capito, fai leccare il culo a Lock. Fai leccare il culo a Lock. Io te lo faccio leccare il culo se vuoi. Ed è tempo nuovo, e sente. Bello. È uguale all'altro. No, è diversissimo. Diversissimo. Poi suona anche la base adesso. E c'è anche il via voce adesso, è bellissimo. Pazzesco il via voce. Cos'è, un Cordlex? Tecnologie mai viste. Un Cordlex. Sing a sto punto. Sei un continuous, anche il Cordlexing. Adesso Giovanni Xing ci continua il cazzo di leveling, ce lo puoi finire, Ing, per favore. Fai cortesing, c'è la patching. C'è la patching Lock, per favore. Non abbiamo ancora visto il livello. Dopo. No, io voglio vedere il secondo livello. Loca ai 2 minuti e 30 in mezzo. Credo che nessuno sia mai morto in mezzo. È difficile comunque arrivarci. Allora, abbiamo 2 minuti e 25. Voglio vedere il secondo livello. Lock. Ma in sto livello, sai cosa? Ci sono più nuvole. E ti do un bacino sulla mano. Sulla mano? Sulle labbra? No, basta. Non lo faccio più. Mia moglie mi ha detto non farlo più perché poi diventi omosessuale. Io ho detto bene, effettivamente. Ma ti mando le foto nudo. Mi manda le foto, l'ho già detto, veramente. O poi vi faccio le faccine. No, cioè le facce sexy. Mi manda le facce sexy mentre lavora, tipo. È un maniaco sessuale. Ma meno male che con me non lo fa. Ma lo fa per te. Sa che io sono. Perché lui dice lui sono omofobo. Perché sei un frocio represso e quindi sei omofobo. E invece ad Albis, che ormai è tuo, in tuo potere, esatto. In tuo possesso. Ormai lui ogni tanto manda per ricordarmi che devo diventare omosessuale, no? Esatto. Lui dice, metti che ormai, visto che sta attecchendo la cosa, dice vado ancora un pelino, una piccola spinta e poi lo sbatto al culo ad Albis. No, non è così? Sì. Madonna mia. Però non lo manda lui alle altre. Non lo mandi alle donne. È mica sono stupido. Perché sa che io penso solo con gli uomini. Potevi andare a fare una vita lì. Qui c'è una vita. Puoi andare a fare una vita. Perché sono 3, 6 e 2, 8. E 8 vita. All'8 fai la vita. Guarda, tu ci delle informazioni facilmente smentibili, lo sai. Ho superato il qua, non siamo mai arrivati. Ocelotto, devo dire. Non dico una parola, ragazzi. Sono 8. Ma quando finisce sto cazzo? Sto cazzone. Questo è difficile. Un salto per uno. Beh. prima tu, poi tu Adà. Sì! Hai un minuto, no? Che fai talmente schifo che ci hai messo 7 minuti. Io? Ma abbiamo fatto un livello, cazzo. È livello veri, è bellissimo. Autunnale! È bellissimo! No, è sei un frocio di merda, no? Che ti piace piano al culo, ecco.
vabbè, senza no, ma sai cosa? La cosa autunnale è bella. Gente di mare. No, comunque. Gente di mare. Che non c'è niente di male, ho detto. Ammazza Lucky tu. Comunque, in una puntata. Lucky. O mi sono reso conto di una cosa. Tu. Mi hai fatto morire. È vero. Mi ha fatto morire. Lucky tu. Aspetta la viking. Comunque. Mi sono reso conto in una puntata. In una puntata non mi ricordo di cosa che abbiamo detto. Io avevo detto sottovoce mentre dicevo una cazzata. Dice, se sei omosessuale, sicuro. Metti non mi piace. E quel video. No, no, quel video aveva due non mi piace. Perché io l'avevo detto muzzo così. Perché due bravi omosessuali hanno fatto outing col video dei Super Fighting Bros. E hanno messo non mi piace perché erano omosessuali. Non so se. Ditelo ai vostri genitori che siete omosessuali. Loro allora, capiranno. Adesso mettete. Allora, adesso voglio vedere tanti mi piace per ogni omosessuale. Per ogni papera che l'altro riesce a superare. No, perché poi gli omofobici non mettono mi piace. No. Puoi ma mettere nella mi piace. Prossima puntata lo finiamo, promesso. No, adesso stavo scazzeggiando. Le prossime tre sicuro. Ma magari, ti prego. Ma voi non volete che finite, dite la verità. Finite. Comunque, condividete. Guarda l'ultimo. Se vi piacciono i video di Super Mario e volete farli vedere a tutti i vostri amici, nonché parenti e tua mamma. Condividilo. Metti mi piace perché così vanno nelle ricerche. Metti mi piace su Facebook. Metti mi piace su Facebook che mettiamo tante cose. Boh, non lo so, mettiamo tante cose. Non metto niente. Abbiamo la gente che lo fa per noi. Noi siamo su Petit Bosso, dai. Io sono. Non vi preoccupate. Torniamo fra un secondo. Fra un secondo.